da quando piccolo mi racconta mia nonna ancora adesso che non facevo solo le cose mie, ma facevo anche le cose degli altri. Avevo sempre la mano nelle mani degli altri, addirittura delle volte venivo anche picchiato perché facevo una cosa che non è mia. Avevo una voglia e una grinta nella mia vita che da lì io capivo che qualcosa nel grande sarà. Ho iniziato la scuola materna quando erano due e ho imparato l'italiano. E soprattutto quando eravamo piccoli io parlavo solo cinese. Spesso quando ero bambino mi sarebbe piaciuto essere nato in Italia, cresciuto in una famiglia italiana, così almeno certe affermazioni non mi venivano a ferirmi così tanto. Questo qua non è il mio lavoro. Ho dovuto prendere questo appartamento per fare la mia pratica e far arrivare mia moglie il più veloce possibile. Tra la provincia di Milano e quella di Bergamo cambia tantissimo. A Milano ci vuole dai 6 mesi a un anno, invece a Bergamo da 40 giorni al massimo 70 giorni. C'è da dire un'altra cosa, che io sono stato immigrato dal Marocco in Italia, ma oggi sono ancora immigrato dalla provincia di Milano alla provincia di Bergamo. Qualcosa sì, da tradizione dei miei sicuramente è rimasto. Poi però anche i miei non hanno, anche loro hanno cambiato abitudini, parlano italiano, insomma mangiamo cucina italiana perché è più facile da fare più che altro. Prima di affittare questa casa qua ho, diciamo, mi sono informato in vari posti perché informarsi, farsi meno male, che non tutti lo fanno, soprattutto per gli extracomunitari. Basta che trovano una casa, costa poco, pagano poche spese e si buttano dentro. Però devono sapere tante condizioni per cui la casa è abitativa e quindi devono chiedere tanti certificati. E il titolare della casa, quando gli hai detto di queste cose qua, mi ha detto: ma lei è italiano? Gli ho detto no, mi fa: perché i stranieri non chiedono mai di questa cosa qua? Gli ho detto sì, sono uno straniero un po' strano, perché sono straniero più informato forse. Non li ricordo, conta fino a 10. Di qualcosa, perché io non mi ricordo. Dillo bene, Mate. I sans u liu ci pa chu se. Questo è il nome del cinese da 1 a 10, no? Tu te lo ricordi, no? Aspetta, me lo ricordo come se... Avete visto delle belle cose, cinese? Sì. Perché se hai un sentimento di ritorno nella tua terra, allora ti viene magari più spontaneo farlo capire anche ai figli, no? Però se a lei non interessa più il fatto di ritornare nella sua terra, no? E quindi da piccolo spesso mi sono isolato perché mi sentivo non apprezzato, perché ero come tutti gli altri bambini, ma allo stesso tempo per le mie origini ero magari un po' isolato dal mondo. Mi chiamano cinesino ogni tanto. Sì, però più Matteo. Più Matteo. Sì, più sì, Matteo. Più Matteo. Ma non sapevo questo. Cos'è che ti dicevo? Cosa? Ti chiamano cinesino. L'idea del corso di arabo è nata tra una chiacchierata con un amico in cui ci tenevamo che i bambini nati in Italia devono capire la lingua madre e di conoscere anche la loro cultura. Mi ha fatto pensare per fare l'insegnante che i miei figli sentono stranieri,
in Italia e non lo voglio farli sentire stranieri anche nel loro paese. Quando è finito tutto? Guarda, si torna a l'edizione. È una promessa che ti cosa ha detto? Vieni a sederti con noi. Io sono grande, guarda quanto sono. E io merda. Questo posto. Finisce l'edizione, dopo parliamo. Che scherzo! Io sono più grande. Sì, è vero. Scusi, c'è Gianieri? Sala. Tocca a Sala. Uno straniero c'è sempre la lingua madre nel cervello e non vogliamo che i nostri lo perdano. Mi dà troppa soddisfazione quando vedo i bambini che si imparano, ci danno da fare, ci ascoltano. Nonostante ci abbiamo 2 ore alla settimana, 3 ore alla settimana, hanno voglia di imparare, giustamente con l'aiuto di genitori, che ci perdono tempo, lo portano domenica mattina. C'è, per esempio, un genitore, magari se tu se non parla, se io sono cinese, tu se non parla cinese, guai. Cioè, a me non mi è interessato questo qua. Cioè, io ho pensato dove vivo. Sono. Anche in Roma. Quindi parlare, capire, sicuramente sì. Poi però leggere e scrivere è molto difficile e impegnativo, sì. È un modo per conoscere meglio anche la tradizione, il paese in cui sono cresciuti i miei genitori, perché io sì, ero già stato a Taiwan molte volte, solo in vacanza però. E invece viverci un anno è stato una bella esperienza. L'estate qua è bellissima, veramente c'è una visione che tutti i problemi che hai li dimentichi. Lui ha fatto un ricongiungimento familiare per sua moglie, giusto? Ma quando l'ha convocato? Allora vai sul Ministero dell'Interno e gli metti questo codice, vediamo cosa. Ma non so se si può fare da noi. Aspetta solo un attimino, che andiamo indietro. Dice qua, aspetta, per chi come lui ha fatto la domanda, vedi quello che... Inoltre istituito un servizio di prenotazione automatica destinata a coloro che hanno presentato la domanda fino al 31 agosto 2012. Lui quando l'ha fatto la domanda? L'ho fatto al 26/10/2011. Allora possiamo presentare la data per la convocazione. Hai capito? Però mi serve che lui abbia l'indirizzo mail e che lo devo registrare, non mi permette diverso. Spiegali tu in arabo. Posta elettronica, l'email, il codice. Quindi era da tanto tempo dentro. Alla fine, quando sono andato a ritirare, me l'hanno dato già scaduto. Già scaduto te l'hanno dato? Non ho sbagliato. Tu vuoi avere il tuo diploma come riconosciuto o vuoi fare un corso in più per riconoscere di più? Vuole fare di tutto per integrarmi. Io ho fatto la domanda di cittadinanza, adesso 4 anni, non mi è arrivata nessuna risposta.
Ascoltami. Sai se che... mio figlio il prossimo anno compie 18 anni, allora non so cosa devo fare. Ma l'anno prossimo quando? È nato qui? No, è nato in Egitto. E il paese di origine? Liberia. Liberia. Lo status di rifugiato. Cosa volevi chiedere? Volevo chiedere cittadinanza. Alcuni sono integrati, altri stanno percorrendo questo percorso che non è semplicissimo, e io ne so qualcosa in quanto anche io l'ho fatto, questo percorso di integrazione in Italia. Cioè, mia madre è zero, lei è un po' troppo ancora attaccata alle origini e quindi gli riesce proprio difficile a integrarsi, fa fatica anche a parlare la lingua, la capisce ma non la parla, le amicizie in generale non sono presenti. Invece mio padre ha più amici italiani, riesce a parlarci tranquillamente, la lingua l'ha assorbita abbastanza bene, però invece mia madre è zero. Poi appena quando ho arrivato, chiaramente tutti se sognavano di mio paese. Infatti dopo che ho guadagnato per il viaggio, subito andata là a fare 2 mesi, è stato là. Poi mi è passato tutto, non mi piace più. Poi è tornato qua tutto tranquilla, con la mia vita, sì. Hai visto, c'è stato un attimo di nostalgia all'inizio. All you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything real, everything. Alcuni che magari sono venuti in un secondo momento da altri paesi in Italia si sentono a livello di lingua, a livello di sociale, loro si sentono magari un pesce fuor d'acqua. Beh, sicuramente magari un po' di aspettative ci sono, perché i miei genitori fanno molti sacrifici, siamo in 3, viviamo in una bella zona residenziale, abbiamo fatto la scuola privata elementare per imparare l'inglese bene, ma all'inizio i miei genitori non avevano niente e mio papà è figlio di contadini, mio nonno è contadino, ha fatto tanti diversi lavori, a Roma lavorava in radio. Poi ha insegnato un po' cinese a Napoli, quindi hanno fatto tante cose per poter permettersi che i loro figli avessero un'ottima educazione. Io faccio la Bocconi, quindi costa. Tutto ciò che vivo è italiano, quindi di per sé penso di essere italianissimo, perché comunque io non mi sento un pesce fuor d'acqua. I miei genitori mi hanno trasmesso tanto, la loro cultura, tra virgolette, quella egiziana. Penso che tra tutte le culture, tutte le etnie, le basi sono sempre le stesse. L'educazione, il rispetto, magari quello che non mi porterò dietro, probabilmente la religione. Non è una critica rispetto alla religione in generale, sia cristiana che musulmana. Penso che comunque i valori che ti trasmette la religione sono i valori che dovrebbero essere civili. Poi essendo ateo, non credo in un essere superiore, si nasce e si muore. Direi un bel lavoro questo. Ora non sono più il figlio di il signor Lazzaro, ma sono il signor Lazzaro. Io la cosa che farò, secondo me, di creare qualcosa di che crea, sai, perché non posso venire qua a abitare e chiudermi dentro questa quattro mura e finito lì. Io devo trascinare quello che ho fatto di là e portare qualcosa qua e cominciare un po', diciamo, ad farmi valere, farmi conoscere. Quando andrò in pensione mi ritiro la casa di tua madre, in mezzo ai bambù. Io nato un posto così, per quello che non mi piace il paese più piccolo. Preferisco la calma della campagna, preferisco. Guarda. Campagna guai, non mi piace per niente. Siamo completamente diversi.
Io mi chiamo Giulia Lili e Lili significa bella bella. Ah, questo lo sai? Questo sì. E così in questo modo impariamo anche la nostra lingua. Madre. Padre.